sul consiglio comunale che si terrà il 2 di dicembre. Allora, premetto che noi sono 2 anni che come comitato di nuovi chiediamo all'amministrazione un confronto pubblico e di avere l'opportunità di confrontare le nostre tesi con quelle dei sostenitori dell'opera, tecnici e politici che siano. Confronto che deve avvenire comunque secondo le modalità a cui siamo abituati, cioè di fronte ai cittadini. Convocare un consiglio comunale alle 3 di pomeriggio di lunedì contravviene proprio a questo principio, perché normalmente, faccio eccezione per i politici il cui mestiere è proprio quello di fare delle riunioni, le persone normali il lunedì pomeriggio alle 3 lavorano. Quindi più che un momento di democrazia, chiamiamolo così, questo ha l'aria di essere il solito teatrino preelettorale dove abbiamo una minoranza che in parte interna alla maggioranza stessa, che chiede, cerca di accattivarsi le simpatie di chi è contrario all'opera, e una maggioranza che trovandosi spiazzata cosa fa? Convoca esperti, professionisti non si sa bene pagati da chi, quando e come, a un orario impossibile, per poi dire avete visto non c'era nessuno, queste cose non interessano, quindi andiamo avanti per la nostra strada. Noi non ci siamo mai sottratti a nessun tipo di confronto, abbiamo fatto in questi anni quello che un'amministrazione almeno decorosa avrebbe dovuto fare, cioè quello di informarci prima noi e poi informare i cittadini su quello che potrebbe succedere. Lo abbiamo fatto nelle assemblee pubbliche, dove tutti potevano partecipare, tutti potevano dire la loro, lo abbiamo fatto nelle feste, e ancora oggi purtroppo ci sono dei cittadini che non sanno nemmeno cos'è il terzo valico, ci sono dei pendolari che sono convinti che il TAV gli risolverà i problemi di trasporto tra Genova e Milano. A tale proposito, il 29 di questo mese, il 29 di novembre, alla Chiesa dei Frati, nel Salone della Chiesa dei Frati, terremo un'assemblea concordata con l'Associazione dei Pendolari proprio per spiegare le conseguenze che avrà quest'opera sul trasporto delle persone. Quindi a noi non è che interessa esporre le nostre tesi a un amministratore, a degli amministratori che sono in scadenza, oppure a un presidente di regione che è ancora convinto che il terzo valico passi sotto il Turchino e non sotto i Gioli. A noi interesserebbe fare queste domande agli amministratori che hanno governato la città in questi ultimi 20 anni e sentire le loro risposte di fronte ai cittadini. Come ha avuto occasione già di dire Claudio quando si trattava di decidere se partecipare all'incontro a porte chiuse col ministro Lupi, i giorni di ferie noi ce li teniamo per delle cose più importanti, quali il tentativo di esproprio oppure i cantieri che si sono aperti, nonostante la tanto sbandierata moratoria. I cantieri che sono aperti a Voltaggio e ad Arquata, cantieri che finora prevedono soltanto il disboscamento di alcune aree, come se ci fosse ancora bisogno di disboscare, come abbiamo avuto in questi giorni degli esempi eclatanti. In ultimo, vorrei dire che a questo Consiglio Comunale chi parteciperà e si presenterà per discutere questi problemi non lo farà a nome dei comitati, nel senso che noi abbiamo deciso di non rappresentare, di non inviare rappresentanze o di partecipare, quindi chi parlerà lo farà esclusivamente a titolo personale e non a nome nostro. A questo punto lascio la parola a Claudio che ha delle cose più importanti di queste da dire. Intanto grazie al comitato dei Novi, che questa conferenza stampa era già in programma appunto per parlare della questione del consiglio comunale di Novi, e con la solita generosità hanno messo a disposizione questa conferenza stampa per parlare anche delle perquisizioni che sono venute dal 4 l'altro giorno e che io credo rappresentino, diciamo così, un ulteriore passaggio verso un tentativo di intimidazione e criminalizzazione nei confronti del movimento che rispediamo davvero in maniera compatta al mittente. Quindi la prima cosa che diciamo è che alle 4 persone a cui vengono perquisite le abitazioni dal 4 l'altro giorno va la piena e massima solidarietà, stima, rispetto, abbraccio, e se qualcuno crede di raccontare la storiella per cui c'è stato qualcuno che ha avuto dei comportamenti violenti, poi ci vengo sulla questione, anche perché sono menzogne, bugie,
E se qualcuno pensa di poter dividere questo movimento fra buoni e cattivi, naturalmente ha sbagliato tutto, ha totalmente sbagliato i suoi conti. E ripeto, lo ridico con chiarezza, vi prego, scrivetelo: tutto il movimento si stringe fraternamente nei confronti di quattro persone che hanno subito una perquisizione, ma quella perquisizione l'abbiamo subita noi tutti. Perché, diciamo così, entriamo nel merito di che cosa è successo e proviamo a farlo anche con un minimo di ragionamento temporale di che cosa sta avvenendo ad Arquata Scrivia in queste ultime settimane. Martedì 5 ci svegliamo, come voi tutti sapete, con l'arrivo di Cocci va ad Arquata. Lo scopriamo solo l'altro ieri quando avvengono le perquisizioni, ma il giorno dopo l'arrivo di Cocci va ad Arquata, il sostituto procuratore della Repubblica di Alessandria, Givri, firma il mandato di perquisizione a danno di quattro attivisti di Arquata. Guardate bene, il giorno dopo l'arrivo di Cocci va ad Arquata viene firmato un mandato di perquisizione per un evento avvenuto sei mesi prima, e poi sul merito andiamo anche a discutere di che cosa è stato quell'evento e di che cosa realmente è successo quella sera alle 8. La Digos si prende tutto il suo tempo, diciamo così, nel decidere quando è il momento migliore, il momento più giusto in cui andare ad eseguire questi mandati di perquisizione, che come voi comunque immaginate sono, insomma, un atto grave. Non fa piacere a nessuno essere svegliati alle 7 del mattino, persone anche magari con figli piccoli, dove ti bussano in casa e ti dicono: polizia, dobbiamo perquisire la casa. Insomma, è qualcosa che certamente non è piacevole, provate ad immaginarvelo. La Questura di Alessandria decide però, diciamo così, di far passare due settimane prima di dare mandato al mandato di perquisizione. Nel mentre avviene la manifestazione di domenica, quando parecchie centinaia di persone tolgono quelle reti, piantano degli alberi e si riprendono il pezzo di radimero che Kociv aveva sottratto agli arquatesi, e come sapete il giorno dopo Kociv innalza delle reti vere con l'intento, diciamo così, di dimostrare che quella zona lì è zona loro e sono intenzionati a proseguire i lavori. Faccio solo una digressione veloce: quelle reti cadranno nuovamente, lo diciamo proprio chiaramente, e cadranno quando, come, con le modalità e con le forme, che sono tutte dentro la discussione che si svilupperà all'interno del movimento. Però che sia chiaro, non esiste cantiere che possa rimanere aperto senza che in qualche modo i notav si pongano il problema, diciamo, di far nuovamente cadere quelle reti. Rispetto alle perquisizioni, vi dicevo, vengono invece l'altro giorno. E la cosa che viene contestata ai quattro attivisti che cos'è? Che alle 8 di sera di circa 6 mesi fa, eravamo a fine maggio se non sbaglio, quattro ragazzi del comitato si trovano nel bar in cui oltretutto normalmente ci troviamo, noi notavamo magari per fare l'aperitivo, di questo si trattava, e passa l'operaio della Geotech. Come vi ricorderete, la Geotech era impegnata nell'esecuzione di alcuni lavori, fra cui la realizzazione di alcuni sondaggi. C'è uno scambio di battute che definire civile, diciamo così, è quello che realmente è accaduto. Cioè, ah, ma siete in ottava, anche perché alcuni di loro avevano la felpa che noi abbiamo, no? Col treno. Ah, ma se tu sei l'operaio che sta lavorando qua, avviene questa roba qua, l'operaio se ne va, noi siamo felici che c'è una videocamera da circuito chiuso della lavanderia lì che ha ripreso la scena, e quindi quella videocamera è la testimonianza che non è avvenuta nessuna forma di violenza e neppure nessuna forma, diciamo così, di discussione verbale che non fosse quella che normalmente avviene fra un militante di un comitato e un operaio, quel militante del comitato che dice: ma tu lavori a distruggere la mia terra, e l'operaio che risponde: ma io però lo faccio per lavoro. Insomma, cose che avvengono quotidianamente ad Arquata, a Voltaggio, in tutti i posti dove purtroppo nostro malgrado vediamo passare, insomma, gli operai intenti alla distruzione dei posti in cui viviamo. L'operaio risale sul suo mezzo, se ne va via, la storia è finita, nel senso, questo è quello che succede. Invece noi non sappiamo cosa è andato a raccontare questo operaio, ma diciamo così lo possiamo immaginare, lo possiamo anche immaginare dalla lettura dei verbali con cui è stato spiccato il mandato di perquisizione. Pare che l'operaio sia stato pesantemente minacciato, gli sia stato detto che se ne doveva andare assolutamente da qua, insomma tutte cose che non sono avvenute. Questa è la ragione per cui il sostituto procuratore decide, a sei mesi di distanza di questi eventi e ad orologeria il giorno dopo l'arrivo di Cocci va ad Arquata, che bisogna andare a perquisire le case di quattro persone. Ora vi faccio un esempio che è un esempio proprio molto chiaro. Litighiamo io e Luciano, io dico Luciano perché litighiamo per strada: oh Luciano, non ti permetterò mai più fare quella cosa perché altrimenti passi dei guai. Quella è una violenza privata, tecnicamente. Poi arriva l'avvocato e lo spiega meglio di me, no? Non si è mai visto che per una violenza privata, come ne avvengono purtroppo, io dico, quotidianamente, discussioni anche verbali, cioè
Sia chiaro, non è mai avvenuta questa roba, ma se fosse avvenuta, non si è mai visto che per una cosa di questo tipo ordino di andare a perquisire le abitazioni di 4 persone, udite udite, perché vanno a perquisire le abitazioni? Perché ricercano gli indumenti che le 4 persone già chiaramente identificate dal video indossavano. Cioè, ossia, il procuratore dice, li ho riconosciuti, so che sono loro 4, vedo che pantaloni e che felpa hanno, vado anche a sequestrargli il pantalone e la felpa, di modo che quando mi presenterò in tribunale a processo ho anche una prova in più che veramente sono loro, perché ho i vestiti che loro quel giorno indossavano. Quello che appena gli dicono la cosa, gli rispondono, ma sì, ma noi ve li diamo subito noi, cioè non c'è bisogno che ci perquisite la casa, volete questa felpa, volete questa maglia? Sì, siamo noi, ma non è successo niente quel giorno. Quindi vengono date la maglia e i pantaloni che le 4 persone indossavano. È interessante capire che, e sottolineare che dentro questa perquisizione sono stati anche, diciamo così, sequestrati 2 oggetti che provano, insomma, la valenza terroristica dei Notav. Un foulard con, badate bene, scritto Notav, che, cioè, evidentemente, ecco, quindi la signora, diciamo così, probabilmente ha un oggetto atto a offendere che merita di essere sequestrato. È arrivato l'avvocato, ciao Laura. E insieme al foulard viene sequestrato un pericolosissimo. Viene sequestrato un pericolosissimo striscione che era stato utilizzato da Pozzolo, da Novi a Pozzolo nella marcia popolare, l'ultima che c'è stata qua. E va bene, questa, diciamo così, è la bruttura nella bruttura, nel senso che non crediamo che siano 2 oggetti utili alle indagini, no? Mettiamola così. Ora, io aggiungo solamente un elemento che credo che dia anche un po' il senso di quello che sta avvenendo. Dunque, bene o male abbiamo rincominciato questa lotta 2 anni fa, a gennaio del 2012 ci siamo rimessi in moto, abbiamo bloccato centinaia di espropri, abbiamo manifestato, credo ormai più di una decina di volte, fra la Val Polcevera, la Valle Scrivia, la Vallemme, la Val Verde, ovunque. Ogni qualvolta abbiamo bloccato un esproprio, cioè non c'è mai stato uno spintone con le forze dell'ordine, non è mai volata una pietra, non c'è mai stato nessun atto che si possa dire atto di violenza. Ogni volta che ci sono state le manifestazioni, sono sempre state manifestazioni pacifiche, che sono arrivate le recinzioni dei cantieri in Vallemme, in Via Tecci, ad Arquata, che quando hanno commesso dei gesti di illegalità l'abbiamo fatto in centinaia di persone tutti quanti insieme, rivendicandocela, non nascondendoci, al pomeriggio, come quando tutti insieme in centinaia di persone abbiamo tolto delle recinzioni di un cantiere del Coci. Questo è quello che sta facendo il movimento. Cioè, il movimento in questi 2 anni, sfido chiunque a dire che ci sia stato un gesto di violenza, un gesto sopra le righe. Dall'altra parte abbiamo, poi ne parla meglio l'avvocato, centinaia di denunce, 10 fogli di via, per cui 10 di noi continueranno per altri 2 anni e 9 mesi circa a poter andare nei comuni liguri interessati dal Terzo Valico. Arrivano adesso le perquisizioni per una cosa abnorme, cioè che anche giuridicamente abnorme, e poi lo spiega meglio Laura. Cosa fanno fra qualche mese? Ci vengono ad arrestare tutti quanti? Cioè, cosa fanno fra qualche mese? Cioè, decideranno che dovranno mettere in moto delle misure di repressione preventiva, per cui obblighi di firma, arresti, altre denunce. Guardate, io credo che sia sproporzionato, cioè quello che il movimento sta facendo e quello che ai piani alti, diciamo così, stanno orchestrando per provare a reprimere e distruggere questo movimento. Perché ci sono 2 modalità con cui normalmente chi governa i paesi vuole costruire grandi opere inutili come questa, e io, diciamo così, lo dico con più schiettezza: la solidità del Terzo Valico sta nelle immagini che ci arrivano dalla Sardegna, la solidità del Terzo Valico sta nelle immagini che ci arrivano da Genova ogni volta che a Genova piove, la solidità del Terzo Valico sta nel fatto che continuano a crollare i tetti delle scuole dove vanno i nostri figli, la solidità del Terzo Valico sta nel fatto che in questo paese c'è sempre più gente che soffre, c'è sempre più gente che non sa come mettere insieme il pranzo con la cena, ma si pensa che la priorità di questo paese è costruire un'ennesima opera inutile. Davanti a questo, chi ha il coraggio di protestare, chi ha il coraggio di alzare la testa come facciamo noi, chi ha il coraggio di dire che il Terzo Valico non glielo lasceremo mai costruire, sono soggetti pericolosi che devono essere repressi. In alcuni casi magari con le manganellate che non ci hanno ancora dato, ma che ci aspettiamo che prima o poi arriveranno da un momento all'altro. In altri casi inventandosi dei teoremi assurdi. Vorrei dire al sostituto procuratore della Repubblica di Alessandria che fine ha fatto l'esposto presentato dai cittadini sulla questione Garrone ad Arquata Scrivia.
fanno sparire delle cisterne di una ditta, diciamo così, pericolosa. Quelle cisterne hanno preso fuoco ben due volte ad Arquata. 40 e passa cittadini presentano un esposto, quell'esposto è lì a marcire in chissà quale cassetto della Procura della Repubblica. Vorremmo chiedere alla classe politica di questo paese perché non rispondere alle interpellanze che sono state presentate alla Camera e al Senato. Perché probabilmente non hanno niente da dire e perché ci tocca di scoprire, come avviene un po' di chilometri più a nord di noi, nella procura di Torino, dove c'è il grande magistrato Caselli, no? Colui che ordina gli arresti dei notabili e degli studenti, che ancora una volta la procura della Repubblica sono al servizio, come sempre, dei poteri forti di chi vuole costruire questa grande opera. Guardate, io non lo so quanti fascicoli abbiamo aperti in procura d'Alessandria per la questione del Terzo Valico, credo molti. So che 10 di noi non possono andare a Genova, so che sono state perquisite le case di 4 ragazzi, so che non è stato fatto un unico atto per provare a vedere chi sono i signori che stanno lavorando nel cantiere di Radimero d'Arquata. So che a Voltaggio, nel cantiere di Voltaggio, lavorano signori di una ditta chiamata Lauro S.P.A., recentemente indagata per truffa aggravata ai danni dello Stato. E vi prego, fate da soli una ricerca su internet, scrivete Lauro S.P.A. e provate a capire, diciamo così, chi sono questi personaggi. Ad oggi noi non sappiamo ancora chi lavora dentro il cantiere di Radimero, quindi quale ditta al subappalto da Kociv dentro il cantiere di Radimero, e nel cartello di Kociv mettono gli adesivi per coprire il nome di chi sta lavorando lì dentro, ma sappiamo che ad Arquata per ben due volte abbiamo incrociato signori della Di Vincenzo, ditta che seppelliva rifiuti tossici nei cortili delle scuole. E quindi figuratevi un po' un bel buco come quello di Radimero, quanto può fare gola a signori che non si fanno scrupoli a fare questa roba qua. Faccio solamente un inciso, perché scopriamo oggi dai giornali che il sindaco Spinetto di Arquata non incontrerà i cittadini domani alla manifestazione che noi faremo davanti al comune. La manifestazione ovviamente è confermata, ovviamente saremo centinaia di persone, chi non incontra i cittadini o ha paura o ha qualcosa da nascondere. La parola a Laura. Quello che è successo credo che lo abbia appena spiegato Claudio. Sono state ordinate 4 perquisizioni al fine di identificare gli autori di un supposto reato non particolarmente grave, parliamo di una violenza privata ai danni di un lavoratore della Geotech. Sono reati, diciamo così, non dico bagatellari ma quasi, per i quali normalmente l'attività istruttoria e investigativa delle procure è, se non pari a zero, quasi. In questo caso è stata ordinata una perquisizione ai fini dell'identificazione. La cosa che noi come, diciamo, legali reputiamo grave non è, è sicuramente la decisione di intervenire, diciamo, con atti istruttori così seri per reati di questo tipo, ma soprattutto il fatto che il decreto di perquisizione, benché poi appunto siano stati acquisiti unicamente i vestiti, se non in un caso appunto lo striscione e il fazzoletto Notav, nei decreti di perquisizione non si parla soltanto di ordinare, cioè il PM non ordina soltanto di sequestrare gli oggetti necessari all'identificazione dei supposti autori del reato, ma ordina di sequestrare anche i computer, il materiale, diciamo, informativo e anche gli eventuali appunti. Ora, a questo ha fatto seguito per esempio il sequestro di uno striscione di un fazzoletto. Noi abbiamo già preparato il riesame contro il sequestro di questi oggetti, che depositeremo mercoledì mattina, perché riteniamo che fino ad oggi essere notav, non Terzo Valico, non possa essere un reato. Allora, o ci dicono chiaramente che questo tipo di opporsi alle grandi opere in questo paese è di per sé reato e quindi il decreto di perquisizione giustamente ordina di acquisire tutto il materiale che possa dimostrare che una persona aderisce a un movimento di questo tipo, o altrimenti finché non è così, e ci auguriamo che non rimanga per sempre, non è possibile che, diciamo, il decreto di perquisizione venga fatto in questo modo e vengano sequestrati degli oggetti che nulla hanno a che fare con la commissione anche di eventuali reati, per quanto non gravi. La cosa importante per cui, insomma, volevamo anche essere qui oggi a fare questa conferenza stampa è che quello che ci pare è che anche da quest'altro lato dei Giovi, come è successo a Genova l'anno scorso, dove abbiamo veramente
affiulato un 100 e passa denunce, anche lì per reati assolutamente non soltanto inesistenti, mi verrebbe da dire, ma comunque che qualora fossero esistenti non sarebbero certamente gravi, parliamo di interruzione di pubblico servizio, di persone che si sono di fatto frapposte restando immobili o hanno semplicemente detto agli operanti di COCIV che non sarebbero entrati nei terreni da espropriare. Non è successo niente, perché il detto Claudio non è mai volata una mosca, però nonostante questo abbiamo avuto centinaia di persone denunciate, 10 fogli di via e alcune persone comunque per le quali è stata richiesta la misura cautelare, misure cautelari che non sono state date, però immaginiamoci cosa vuol dire la richiesta di misure cautelari, quali gli arresti domiciliari eccetera, per persone che non hanno fatto altro che andare a dei presidi e in maniera assolutamente pacifica dire agli impiegati di COCIV, e spesso neanche a loro ma direttamente alla Digos, perché si frapponeva diciamo fra gli impiegati di COCIV che nemmeno si vedevano e i manifestanti, che non sarebbero entrati nei terreni da espropriare con la presenza dei proprietari che confermavano la loro opposizione all'esproprio. E sono segnali particolarmente inquietanti, nel senso che non stiamo parlando appunto di fatti criminosi, non stiamo parlando di reati gravi, stiamo parlando di un atteggiamento da parte della Procura di Genova e a questo punto mi verrebbe da dire anche della Procura di Alessandria, che è volto, io lo dico senza veramente timori, sembra rivolto ad intimidire chi fa parte di un movimento di questo tipo, perché sicuramente la perquisizione di ieri non è un atto tecnicamente illegittimo, nel senso che è stata ordinata una perquisizione ai fini di sequestrare dei vestiti utili all'identificazione. Certamente è un atto un po' spropositato, nel senso che in quell'occasione non è successo nulla e ci piacerebbe che i fascicoli delle procure della Repubblica, come diceva Claudio, fossero sempre così diciamo pieni di atti di indagine, ci fosse la stessa solerzia anche per indagare per cose ben più gravi, così non è, e quindi diciamo segnaliamo questo dato inquietante, perché anche diciamo come tecnici del diritto sicuramente ci dà da pensare. Sono Laura, cognome avvocato. Tartarini. Laura Tartarini. L'esposto su Garrone è stato, si sa se è stato archiviato? Per il momento no. Non è ancora. È pendente, ma appunto quali atti di indagine siano stati fatti lo ignoriamo. Da quanti anni? No, è pendente da qualche mese. Quasi mesi. Tempi della giustizia. Anni. I tempi della giustizia sono spesso a due velocità, perché diciamo, i procedimenti su Genova per i blocchi degli espropri stanno arrivando ad una velocità supersonica. L'opposizione ai fogli di via di cui si era parlato in due conferenze stampa? Allora, c'è stata negata la sospensione dei provvedimenti perché il TAR ha sostenuto che sostanzialmente il diritto costituzionalmente garantito di libera circolazione dei cittadini venga meno, comunque sia affievolito rispetto alla tematica dell'ordine pubblico, sì. Che è un ragionamento dal punto di vista del diritto che potrebbe anche avere un senso se non fosse che in quella situazione non si è dato nessun problema di ordine pubblico, e anche qui il problema è sempre lo stesso. Allora, o il movimento notario, no terzo valico, è un problema di ordine pubblico perché esiste, anche se non fa diciamo niente che turbi in maniera seria l'ordine pubblico, o altrimenti questi provvedimenti non stanno in piedi. Abbiamo impugnato la sospensiva al Consiglio di Stato e quindi siamo da un lato in attesa della decisione del Consiglio di Stato e dall'altra in attesa che fissino diciamo, la discussione sul merito davanti al TAR di Genova. Nel provvedimento non si dice sostanzialmente nulla se non questo, cioè sono due righe e anche diciamo, la questura, comunque l'amministrazione dell'interno che è resistente, che quindi ha prodotto della documentazione, non ha prodotto nient'altro se non la lista dei cosiddetti precedenti di polizia, che io qua lo ripeto spesso anche nelle aule, non hanno nessun valore, nel senso che i precedenti di polizia sono tutte le eventuali denunce o segnalazioni che uno nel corso della vita ha accumulato, anche se non hanno mai dato origine a nessun procedimento penale.
e io faccio sempre un esempio molto banale, se uno ha una lite con il vicino di casa va a denunciarlo, poi magari il giorno dopo si vedono, bevono un caffè e la questione si pacifica, la denuncia comunque rimane, tra virgolette, come precedente di polizia, così come l'aver partecipato a delle manifestazioni in piazza. È inutile ricordare in questa sede, e anche se lo facciamo spesso anche nei tribunali, che la manifestazione del pensiero è un diritto fino ad oggi costituzionalmente garantito, per cui o sfocia in dei reati e in delle turbative dell'ordine pubblico o altrimenti è intoccabile. Nelle situazioni per cui sono stati combinati i fogli di via non c'è stata nessuna messa in crisi dell'ordine pubblico di nessun tipo, perché parliamo di un centinaio di persone che senza alzare un dito e spesso senza neanche inveire, hanno semplicemente detto da qui oggi non passate, nei terreni non entrate, non soltanto nessuno si è fatto male, nessuno ha rischiato di far male, non ci sono stati blocchi stradali perché le strade erano tutte, diciamo così, stradine di campagna dove sicuramente non si è bloccato il traffico cittadino e quindi non si capisce quale turbativa dell'ordine pubblico venga invocata. Evidentemente il problema è un altro, ovvero quello che, diciamo, dire determinate cose è in sé turbare l'ordine pubblico. Io credo che, insomma, Claudio prima faceva riferimento alle scuole, alla Sardegna e le alluvioni. Io vengo da una città che è bloccata da 4 giorni per lo sciopero dei tranvieri. Risanare l'AMT di Genova comporterebbe un esborso di 6 metri di terzo valico, richiederebbero il buco di bilancio dell'AMT di Genova e anche qui non credo che possa essere turbare l'ordine pubblico reato dire che il trasporto pubblico urbano, il diritto dei cittadini alla mobilità vengono prima di questo scempio che vogliono fare sui nostri territori. L'operaio o è la ditta? Ma no, la ditta non può fare nessuna denuncia, è una denuncia che parte d'ufficio, dopodiché gli operai di queste ditte le denunce le fanno, e nel senso che anche quando si è fatta, diciamo così, una manifestazione durante la posa della prima trivella a Genova, gli operai all'interno del cantiere hanno riferito di essersi sentiti pesantemente minacciati, dopodiché parliamo anche di gente che, non so come dire, è sottoposta a delle normali pressioni che purtroppo oggigiorno sono la norma sui posti di lavoro, ecco, per cui io non credo che questa persona possa dichiarare di essersi sentita particolarmente minacciata o di aver subito della violenza, sicuramente se però ha fatto una testimonianza in questo senso il procedimento parte. Noi non abbiamo la possibilità di vederlo fino a quando il riesame non fisserà l'udienza per il sequestro che abbiamo chiesto, diciamo, per il riesame sul sequestro che abbiamo chiesto sullo striscione e sul fazzoletto, nel senso che a quel punto la procura è obbligata, diciamo così, a depositare tutti gli atti di indagine, altrimenti fino alla chiusura delle indagini non abbiamo, insomma, diritto di vedere. Se la persona non ha fatto la denuncia non è valida, se lo farà dita non è valida. No, se la fa la vita non è valida. Cioè, nel senso che è necessaria la testimonianza della persona che dica. Cioè, la violenza privata funziona così. Se una persona con violenza o minaccia obbliga qualcuno a fare qualcosa che non vuole fare o impedisce a qualcuno di fare qualcosa che vuole fare, diciamo detta in maniera spiccia. Per cui non soltanto devono esserci la violenza e la minaccia, ma bisogna che la persona dichiari che è stata impedita di fare qualcosa. Questo signore. Lo ignoriamo. Ad oggi lo ignoriamo. Ne hanno. E potrebbe essere anche stato mandato, se provoca dei ragazzi. Ma se questo risulta falso e quindi anche diffamatorio, è possibile fare una controdenuncia nei confronti di questa persona? Assolutamente sì. Perché l'azione, penso, è un'azione, sia quasi d'obbligo come difesa. Sì, sì, no. Bisogna prima vedere tutti gli atti, capire cosa è stato dichiarato.
Se volete fare anche domande sulla questione del Consiglio Comunale di Novi, visto che non vogliamo rubare troppo spazio ai novesi, che questa era la loro conferenza stampa. Potranno partecipare anche i cittadini di Novi? Sì, se è pubblica. Però di solito nelle consigli comunali non si possono fare delle domande. Beh, pubblica, sì, sì, si può. Basta iscriversi a parlare. Beh, sul discorso che è stata fatta alle 3, ed è stato detto, è una cosa incredibile, che un comune prenda per i fondelli la popolazione in questo modo. Va di moda, no, Daniele? Sì, sì. Incredibile, alle 3. Ci sarà prossimamente una conferenza stampa del Comitato di Tortona, quindi vi contatteremo, ma approfitto dell'occasione per dirlo. Dicevamo presa per i fondelli, sicuramente mentre nel pomeriggio era una presa per i fondelli, si può fare ancora di peggio, perché a Tortona qualcuno propone il Consiglio Comunale virgolettato aperto, cioè non è aperto, è chiuso, ma un tematico, avrà un solo argomento, un terzo valico, parlerà il COCI, parleranno i consiglieri e il pubblico. Questa è l'idea di democrazia che hanno loro signore, è aperto al posto. Finisco. Ovviamente una cosa del genere la respingiamo con forza, non esiste la democrazia, ben altro. Bisogna stare attenti a chi si nomina. Stare molto molto attenti a chi si va a finire poi. Posso fare una domanda all'avvocato? Perché l'altro giorno un esponente, un dirigente di un sindacato, discutendo mi dice però sarebbe veramente un peccato perdere i fondi internazionali, i fondi europei che verranno stanziati per il terzo valico. Anche io a quel punto gli dico, ma scusa, chi ti ha detto che esistono fondi internazionali per il terzo valico? Beh, in tutte le assemblee con vari amministratori, dirigenti regionali, nazionali, è venuta fuori questa cosa. Ora io gli ho chiesto, ma ti hanno mai mostrato un documento che attesta che esistono o in futuro ci saranno delle percentuali sulla spesa che arrivano dall'Unione Europea? Lui mi ha detto no. Io chiedo all'avvocato, esisteranno dei fondi che possono andare persi che arrivano dall'Europa? Esiste un documento, lei ha mai visto un documento che attesta questo? Perché fino a che non lo dimostrano sono balle. Io il documento non l'ho mai visto e mi pare anche che ultimamente la comunità europea abbia detto molto seriamente che non intende mettere un euro in più per queste opere. Non intende dare un euro in più né all'Italia né alla Francia per, né per la TAV e né tantomeno per il terzo valico, quindi io non credo proprio che ci siano dei fondi che vadano perduti. Dopodiché l'Unione Europea di cose ne chiede parecchie e non tutte vanno a favore dei cittadini, quindi secondo me comunque varrebbe la pena di chiedere all'Unione Europea che quei fondi vengano stanziati per altre opere che sono più utili alla cittadinanza eventualmente, ma io ad oggi di conoscenza di fondi stanziati non esiste, che andrebbero persi, non esiste un foglio che dichiara, no, un documento che dichiara i fogli però è molto complicato averli, nel senso che comunque noi abbiamo fatto anche diverse interrogazioni per essere a conoscenza dei finanziamenti dei vari lotti e ad oggi questo è una priorità e c'è il documento reperibile sul sito della Comunità Europea. Sì. Quindi a proposito della centralità del corridoio Genova-Rotterdam, che per l'Unione Europea è sicuramente uno dei corridoi TEN-T, ma dentro quella cosa lì non è mai scritto che bisogna fare il terzo valico, perché il collegamento fra Genova e Tortona ce ne sono già due. Forse sono solo le fondi della città, buono dichiararlo davanti alla stampa, in modo che se la stampa decide di pubblicarlo qualcuno ai vertici dei sindacati forse non ha scritto il giornale, visto che se lo dice la televisione. C'è altro? Ci vediamo.
sì, solo se non c'è altro domande, due cose per alla fine. Vi ricordiamo proprio la giornata del 29, che faremo un'assemblea insieme ai pendolari, proprio per parlare di questo aspetto. Solo per dire una precisazione di quanto hanno detto. Per quanto riguarda le assemblee pubbliche, se voi poi date un'occhiata lì sul muro, vedete che noi assemblee pubbliche, diciamo, un anno e mezzo a questa parte, vado a memoria, 8 o 9 ne abbiamo fatte. Riguardante il terzo valico, su vari aspetti, amianto, acqua, trasporti, eccetera. Per noi le assemblee pubbliche possono partecipare tutti, cioè con presenza di amministratori, politici, cioè non è che noi queste robe qui non le facciamo. Era un po' questa la questione che ci sta a cuore, perché con una roba così grossa, che molti dicono che quest'opera è la più grande opera messa in campo in Italia dal dopoguerra, credo che un po' di discussione con i cittadini debba essere fatta e magari non lasciata, come dire, soltanto a noi, perché i mezzi che abbiamo noi, lo sapete, non è che siano poi proprio così tanti. Oltretutto affittare delle stanze, delle sale grosse, il comune chiaramente non ci dà il patrocinio, per cui c'è la grande, se ne fa pagare, come si è fatto pagare il pubblico per la festa. Quindi la nostra anche intenzione di dire questa presa in giro del Consiglio Comunale aperto alle ore 15, dove secondo noi ci saranno, non so, 20 o 30 personalità a partire da Roma e Torino, eccetera, vedremo quando finiremo di parlare e quando finiranno. Quindi la questione dell'assemblea pubblica per noi è importante e credo che l'amministrazione comunale prima o poi dovrà decidere, come ha dichiarato il Consiglio Comunale non aperto, l'ha dichiarato, che è loro intenzione farla, alle quali noi parteciperemo volentieri, dove ci saranno certamente gli esponenti del sì, perché gli esponenti del no, e quello sono due cose che lo chiediamo. Quindi, questa assemblea la faremo il 29 anche sull'aspetto dei pendolari, quindi sono tutti invitati a partecipare. Un'altra iniziativa che ci teniamo a farvi conoscere è per il 7 dicembre, che noi organizzeremo una cena di autofinanziamento, come dicevo prima, perché questa attività ci costa e ci costa anche dal punto di vista degli avvocati, non tanto per lei, che lei lo fa gratis, purtroppo voi lo sapete come va in quelle sale tribunali, 500, 600, 700 euro sono all'ordine del giorno, e quindi anche questa roba. Quindi siete tutti invitati chiaramente a questa cena del 7 in un posto bellissimo che è la Cascina Federica, dove i coniugi che sono, come dire, ci seguono e ci danno, come dire, la loro solidarietà, venite a questa cena, ci aiutate e ci aiutiamo insieme.